E lei è la nostra Elisa Silvestrin con le sorelle camperiste. Scopriamo dove sono, Elisa. Ragazzi, allora il nostro viaggio in Liguria è iniziato. Eccole qui le camperiste Laura ed Elena. E guardate dove abbiamo parcheggiato il nostro camper. Che carino! Devo dire che ho scoperto subito che è comodo. Voi ci siete già state in vacanza in camper in Liguria? In Liguria sì, qui da queste zone no, per noi è proprio una scoperta. Vabbè, quindi comunque sarà difficile sorprenderle, eh? Io ci provo e ci provo subito con questa vista panoramica, guardate che bello, ci troviamo a Genova nella zona Pegli, sì. E oggi abbiamo deciso di visitare la nostra prima villa questa settimana, sì, perché abbiamo scoperto che il nostro itinerario questa settimana in Liguria sarà proprio a visitare delle splendide ville che troveremo nel territorio, da Genova fino alla città dei fiori Sanremo. Questa è Villa Durazzo Pallavicini, uh-huh. E le nostre camperiste non c'erano mai state, sì. Confermi? Esatto, infatti per noi è stupendo poter fare questa visita. Ecco, allora iniziamo subito la visita, chiamiamo qui vicino a noi la direttrice Silvana, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io so che questa villa ha un parco bellissimo che è stato dichiarato nel 2017 come il parco più bello d'Italia per quanto riguarda la categoria dei giardini pubblici, è così? Assolutamente sì. Quando è stato costruito e come è strutturato? Tra il 1840 e il 1846 è strutturato su una collina decisamente impervia e è organizzato secondo una trama che è quella di un melodramma ottocentesco. Mamma mia, invece qui alle nostre spalle, ecco, proprio inquadrata, vediamo la villa. Il palazzo che oggi è utilizzato come contenitore del museo archeologico, il Museo di Archeologia Ligure, si tratta di un palazzo cinquecentesco che il Marchese Pallavicini aveva fatto ristrutturare dal suo architetto, questo Michele Canzio, in chiave neoclassica e che poi negli anni 50 è stato destinato a museo. Quindi ragazze, ci troviamo in un luogo ricco di storia, infatti so che qui è possibile fare un tipo di visita storico-culturale, ma anche paesaggistico, botanico e filosofico... Massonico. Massonico, perché? Perché i due artefici erano certamente parte di un gruppo massonico, di sicuro il Marchese sarà stato un esponente significativo di questa loggia, e ha deciso di utilizzare il parco per scrivere sul terreno, su 9 ettari, un percorso iniziatico che rimaneva sconosciuto a chi non sapeva guardare e era invece del tutto comprensibile per i suoi confratelli. Silvana, io sono completamente affascinata da questo suo racconto. Avete qualche domanda? E quanto tempo ci vuole più o meno per fare la visita? Fare la visita da soli ci vogliono 2 ore e mezza, perché si tratta di arrivare fino a 134 metri sul livello del mare, considerando che lì siamo a zero. E accompagnati con le nostre guide durante visite specialistiche andiamo dalle 3 ore e mezza alle 4 ore e mezza, 5. Bene. Allora, noi vogliamo far vedere in prima persona e soprattutto far vedere a tutti i telespettatori questo bellissimo parco. Direi di organizzarci così. Ragazze, questo pomeriggio torniamo qui e facciamo una bellissima visita, se siete d'accordo. Sì. Ma certo, sarà bellissimo, ma scherzi. Bene, allora Tinto e Roberta, ci vediamo tra poco perché io ho voglia di mare.